Io oggi sono qui per rispondere alle vostre domande. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Eccoci giunti al secondo appuntamento di Time for Answer, quindi il tempo per le risposte, risposte che do alle vostre domande. Vi ho fatto queste domande qualche tempo fa, ne avete approfittato e allora rispondo non solo alle domande che mi avete lasciato sotto il post, ma delle domande che mi avevate fatto anche circa 6-7 mesi fa, quando vi avevo chiesto di farmi delle domande e poi non avevo avuto occasione di girare il video, quindi troverete varie curiosità. Allora, cominciamo subito. Maria Lipari mi chiede: pittura su stoffa, mi piacerebbe saperne di più. Baci, ombri. Allora, sulla pittura su stoffa faremo dei video dedicati molto presto, presto sempre in termini di mesi. Ragazzi, però vi posso dire che si può già dipingere soddisfacentemente sulla stoffa con i colori acrilici abbastanza diluiti, oppure con i colori a pennarello per stoffa, o con i colori anche proprio tipici per la stoffa che vengono passati a pennello. Più o meno è la stessa cosa che dipingere ad acquerello come idea, e sono dei colori durevoli e duraturi, però per domanda non posso dirti come si svolge la tecnica, lo vedrai nei prossimi video, Maria. Un bacio grande, Mari. Gaetano Di Guardo, ciao Gaetano, mi chiede: Dalì, Picasso, Magritte e Van Gogh, dovendo scegliere obbligatoriamente, chi butteresti giù dalla torre e perché? Io non butterei nessuno giù dalla torre, ma dovendo scegliere butterei Magritte, perché sono sicura che prenderebbe un ombrello, lo aprirebbe e planerebbe piano piano e quindi si salverebbe. Non dovremmo rinunciare a nessuno. No, no, di questi non si può buttare proprio nessuno. Emma Balzano, foglia oro su un metallo, sto impazzendo. E sta impazzendo, sì, ci credo, perché di solito su un metallo le dorature vengono fatte sotto forma di placcature più che sotto forma di dorature, sotto forma di doratura con oro a fogli. In tal caso ti consiglio di usare una missione a vernice sul metallo, una versione a lungo tempo, 8 o 12 ore, e dopodiché passare una bella foglia fatta bene con un margine ben preciso, spolverare, e il problema poi è la verniciatura, che ti consiglio di fare con gomma lacca soltanto sopra il decoro che hai fatto, un lavoro di estrema precisione. Alba mi dice: mi piacerebbe tanto vederti in televisione perché sei troppo bella e troppo brava. Alba, evidentemente non sono né troppo bella né troppo brava, perché in televisione mi sa che non ci arriverò mai, però ho la soluzione. Se attacchi il jack del desktop del computer a quello del televisore, mi vedi e almeno facciamo finta. O uno si deve arrangiare con i propri mezzi. È una visione creativa di YouTube in televisione tramite il filo di passaggio dei due schermi. Mi sa che è l'unico modo in cui potrò arrivarci. Allora, guardando sul web, sempre Alba, guardando sul web tanti video di pittura ad olio, ho notato che molti pittori stranieri, soprattutto americani, usano immettere sulla tela per l'imprimitura una sostanza bianca cremosa che sembra magica, che facilita notevolmente la pennellata del colore successivo. Premesso questo, sapresti dirci che cosa potrebbe essere, di cosa si tratta? Grazie prof, sei mitica, grazie Alba, sei gentilissima. Non lo so Alba, li ho visti anche io questi video, penso che sia un medium che serva per una sorta di gel oleoso. Ho l'impressione che sia proprio un gel alchilico tipo liquid oiling, che faccia andare proprio la pennellata molto più veloce, ma non ti so dire che cos'è, perché gli americani hanno talmente tanta di quella roba che a noi ancora non è arrivata e non arriva, quindi non so. Né loro lo dicono, molto spesso molti pittori se le creano queste cose e non le dicono, mica sono tutti come Ombrette di Arte per te che vi dice tutto. Domanda Emma Bolzano: quando sei dalle parti di Pompei? Non lo so Emma, ma spero presto, perché voglio venire da quelle parti, voglio visitare la Campania. Ci sono stata una volta quando ero piccola, e proprio a Pompei ho un aneddoto divertentissimo. Infatti ero piccola, avevo circa 2 anni e mezzo, e nel centro proprio delle rovine io mi rifiutai di camminare, non volevo più andare avanti, però ero bella pesantona, era estate e i miei genitori non ce la facevano a trasportarmi in braccio, allora ci mettemmo proprio a battibeccare, mi raccontano, io mi fermai lì tra le rovine, ferma, sembravo anche io una rovina
animali se ne andarono e non li seguì, rimasi lì. Probabilmente loro non lo sanno, ma io stavo guardando e ammirando le bellezze che mi circondavano. In realtà no, ero pigra. Poi però mi sono venuti a prendere, sono tornata. Però dico un paio a questo bellissimo aneddoto. Ci sono stata, questo ti volevo dire, ma ci ritornerò e camminerò. Allora, un ricordo che ti sta particolarmente a cuore, di Gaetano, ma personale, la nascita di Enzo, il mio matrimonio, della mia professione, le lauree, il mio primo giorno di insegnamento, la mia prima lezione, il mio primo video, che non è lavoro, però è piacere, i nostri incontri in giro per l'Italia. Vi aspetto a Bologna, Gaetano, anche se tu sei di qui. Vieni a vederti la Fiera della Creatività a Bologna e vienimi a raggiungere, così ci vediamo al Nod e ci abbracciamo. Tanti ricordi, la vita non può essere sintetizzata in un ricordo, secondo me, per fortuna. Allora, sempre Gaetano, curiosone, il tuo libro preferito che magari hai letto più volte? Di lettura, sì, vabbè, non voglio darvi un testo, anche voglio darvi un testo che vi sia utile. La storia dell'arte di Adorno, sono quattro libri, quattro manuali di storia dell'arte che ho cominciato a leggere al liceo perché era il mio libro di testo di storia dell'arte, ma che spesso quando mi serve una sintesi veloce vado a riprendere perché sono dei libri esaustivi, facili, scorrevoli, ve li ho suggeriti molto spesso. Libri di storia dell'arte, i libri di testo dell'Adorno, non so se li facciano ancora, ma nelle bancarelle dell'usato, nelle bancarelle che ci sono di libri, molto spesso si trovano. Se li trovate, prendeteveli. Su internet ci dovrebbero essere, sono secondo me i manuali più semplici e completi di storia dell'arte. Poi, qual è stata la prima parola di Poti e che sensazione ha provocato in te e Gabriele? La prima parola di Poti è stata mamma, io e Gabriele ci siamo guardati e ci siamo detti in coro, ma ha detto mamma? Bellissimo, bellissimo, è stata mamma, mamma. Allora, Silvana Flamini, mi piacerebbe sapere come si puliscono i quadri ad olio e se il retro di un'icona deve essere dipinto o se deve essere lasciato al naturale, grazie e baci. Benissimo Silvana, il retro di un'icona va lasciato naturale e i quadri ad olio si possono pulire o con petrolio. Tu li puoi pulire col petrolio bianco, dare una pulitina, però sempre previo saggio di solubilità, cioè devi vedere se quel petrolio non scioglie il colore, oppure delle maniere più forti con il Contrad, che sono dei detergenti, addirittura certe volte anche con dell'acqua e del sapone di Marsiglia, ma attenta a non lo fare perché l'acqua fa dei danni sui quadri. Io ti dico come si possono pulire con i solventi o con i detergenti, ma non è una cosa che può fare un non restauratore o uno che non abbia una guida, quindi ci vorrebbe proprio un video dedicato, che comunque risulterebbe sempre pericolosissimo. Petrolio bianco di solito se vuoi dare una leggera pulitura, il petrolio bianco va benissimo, senza insistere troppo. Qual è la tua Annalisa, qual è la tua ambizione artistica più grande, Ombri? Se è troppo personale non rispondere, semplice curiosità. Ciao Anni, la mia ambizione artistica più grande ce l'ho tanto così. Però una cosa bellissima mi ci ha fatto allontanare: pubblicare il mio libro pronto. Ne ho più di uno pronto. Provare a pubblicare i miei libri di, naturalmente, nozioni artistiche, uno di doratura, uno di creatività, mi piacerebbe un sacco. Case editrici, se volete pubblicare un libro di doratura fatto in una certa maniera, è vero, contattatemi. Non credo che ciò accadrà, questa è la mia ambizione più grande. Allora, Fabiola Greco, Ombretta, volevo chiederti, Fabiola, ciao, un bacio grande, volevo chiederti se non sono passati 6 mesi per passare la vernice e capita l'occasione di vendere un quadro, che si fa? Non si mette nessuna vernice? No Fabiola, la vernice si mette in quel caso, la si mette spray, si mette una retouché e si consegna il quadro, punto. Poi se il cliente lo vuole verniciato molto, te lo ridà e lo rivernicerà in un secondo momento. Che marca di colore è la migliore per maggiore tenuta? Di che colori parliamo? Matite, oli? Allora, le mie marche preferite? Non le ho marche preferite, perché secondo me la tenuta del quadro dipende
cioè ho la marca preferita, ma non è giusto che ve la dia perché è la marca preferita per il mio modo di dipingere, ve l'ho detta qual è, in questo momento mi trovo bene con la Ferrari. In realtà la durata di un quadro non dipende dalla marca del colore, dipende dalla preparazione del supporto, la preparazione, preparate bene il supporto e i colori durano. La mia domanda di Giovanna Soldano: che lavoro fai di preciso? Hai un laboratorio? Giovanna, che lavoro faccio di preciso? Innanzitutto, allora, nei mesi invernali sono un'esperta d'arte per il comune di Catania e quindi divulgo la formazione artistica all'interno delle scuole come consulente. Secondo lavoro, prima insegnavo in accademia, come sai ho smesso, e faccio la restauratrice. Ho un laboratorio? Io no, ma qualcuno a me molto vicino sì. Mio marito. Bene, per questo giro queste erano le domande. Mi raccomando, fate tante domande e approfittate di questi spazi. Oggi non c'erano molte domande di arte. Questo mi è dispiaciuto! Se volete farvi i fatti miei, fatemi le domande. Ma se volete parlare di arte, approfittate di questi spazi per conoscere tutto quello che invece dovreste pagare per sapere. Quindi domandate, domandate, domandate in continuazione. Sono qui per rispondere a tutti i vostri quesiti. E voi? Voi vecchia guardia di arte per te, voi che avete risolto i quesiti che magari mi mandate in forma privata, riponete le domande che mi avete fatto nel corso di questi anni in forma pubblica, in modo che tutti possano godere delle spiegazioni, in modo che tutti possano ampliare il loro bacino di conoscenza. Se vi ho dato qualche volta qualche risposta che vi ha aperto un mondo, che vi ha spiegato benissimo una cosa nel corso di questi anni di Arte per Te, riproponetela in pubblico in modo che io possa ridare quella risposta e cui tutti possano beneficiare. Se questi video vi piacciono e vi sono utili, pollice in su, condivideteli e lasciate tanti commenti e lasciate anche tante domande, ma non qui. Quando vedrete la foto con Time for Questions sulla pagina Facebook, lì sotto scatafasciate un sacco di domande. E mi raccomando, approfittatene, siate lungimiranti. Non fate domande aperte tipo parlami della pittura ad olio oppure voglio sapere come si fa la doratura. Su quello potete chiedermi dei video che sarò lieta di fare, ma fatemi proprio delle domande pratiche tipo: che medium devo usare perché si asciughi prima la pittura? Quale colore devo mettere per far sì che diventa più materia? Queste cose qua. Divertitevi a farmi un sacco di domande e le domande personali potete farmele pure, tanto come avete visto vi rispondo perché vi voglio bene. Vi rimando al prossimo video, vi aspetto su Facebook e su Instagram, cercate Arte per Te anche su Instagram. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo alla prossima e ora scappo perché stamattina ho girato 10 video, sto fondendo. Ciao!